Siamo alla festa dell'uva di via Nicola Fabrizi, quartiere Campidoglio, con il presidente della circoscrizione 4, Alberto Re, che ha patrocinato l'evento, ovviamente come circoscrizione. Perché è importante una festa come questa per un quartiere come Campidoglio? Beh, grazie. Sì, abbiamo patrocinato l'iniziativa, lo facciamo ogni anno da anni. È importante perché è sotto gli occhi di tutti, come in un momento così delicato sia ancora più importante dare spazio, dare voce alle piccole realtà commerciali, artigianali. Beh, innanzitutto sono 35 anni, quindi diciamo la storicità fa anche molto. Abbiamo aggiunto nella festa in generale la parte culturale, quindi grazie al Museo dell'Arte Urbana abbiamo inserito degli editori di libri per andare un po' a miscelare la parte meramente commerciale della fiera, la parte più aggregativa e di ricordo della festa dell'uva, perché la cosa più bella che avviene da adesso in poi, che è cominciata la pigiatura, è che mediamente persone molto giovani o persone molto anziane si fermano, guardano, mettono la testa nel catino e vogliono capire se veramente stanno pigiando. I ragazzi o i bambini perché non l'hanno visto, mentre gli anziani perché l'hanno magari vissuto in prima persona o l'hanno visto fare. Noi siamo un'associazione che si occupa dei diritti degli animali, quindi facciamo divulgazione. Qui abbiamo ancora una petizione per la tutela del lupo, perché ci sono richieste di poterli abbattere. Noi chiediamo invece non venga previsto un abbattimento dei lupi. E poi abbiamo una richiesta per la riduzione del consumo di carne nelle mense scolastiche del 5% ogni anno per 5 anni. Dunque, il Centro Commerciale Naturale Campidoglio è nato nel 2000 e serve un agglomerato di negozi che facciamo parte di un'associazione il cui tutti insieme si può realizzare la comunione tra noi commercianti e cercare di fare il meglio possibile per la via. Quest'anno facciamo 50 anni di attività di artigianato qui nello stesso punto in via Nicola Fabrizi 29. Allora, la mia prima esperienza, sono molto contenta e anche perché è un modo comunque per pubblicizzare i miei articoli, conoscere altre persone che provengono non solo dalla zona ma da altri posti, e poi devo dire che mi è piaciuto tantissimo, sono sincera, mi sono pentita di non averlo fatto anche prima. Il banco nasce nel 57 con mio papà, poi dal 78 ho iniziato anch'io, sono 44 anni che sono sul mercato. Vendo cose dolci, diciamo, infatti ormai sono l'uomo delle caramelle. E abbiamo partecipato alla festa dell'uva perché comunque è un vivendo nel borgo, vivendo io in particolar modo in Campidoglio, è un'occasione bella per fare festa. Oggi è andata veramente bene, dobbiamo ringraziare il presidente, vicepresidente, dobbiamo dire che il successo è sotto gli occhi di tutti, e oggi abbiamo presentato l'uva fragola come gusto speciale di giornata e devo dire che ha avuto un ottimo riscontro, siamo molto contenti. Devo dire che la risposta di quartiere c'è, perché se fai vivere un quartiere la gente comunque una cosa sa, che la restituzione è una cosa che ci piace tanto, io ti do e tu mi dai.